contro Berlusconi, una specie di bestia, ma... non c'era internet, ma era uguale, dai, Damiano, dai. Media. Damiano da Catania, sì. Vergogna, dai, dimmi. Oh! Dai, forza. Pronto? Questo è cretino, guarda, questo è cretino. Pronto? Ma che vuole questo qua? Dai, Damiano, dimmi. Pronto? Sì, volevo intervenire su questa storia di Lucano. Dimmi, come dai. Ho sentito Parenzo a inizio trasmissione che faceva il paragone col povero banchiere. Premesso che io... Niente, sai, non si sente un cazzo, non si sente un cazzo. Andrea dalla provincia di Bologna, dai, forza. Sì, sì. Ho 40 minuti. Pronto? Andrea, dimmi, forza. Ciao bello, Curciani. Sì, mettiti bene il telefono, niente. Andiamo avanti, ragazzi. Angelo da Caserta, dai, forza. Angelo, sì, salve, salve, buonasera. Oh, finalmente, vedi, io da Caserta, volevo, sente, volevo stranamente. Sente. Una cosa che mi è successa a me. Che ti è successo? L'altro giorno mi è arrivata una mail, sì, dove mi hanno detto: noi ti abbiamo hackerato le tue mail, ti abbiamo monitorato per un po' di tempo e abbiamo visto che praticamente tu fai, guardi dei film porno su PC, fai autoterrorismo e quant'altro. Quindi o mi mandi 1200 euro in bitcoin oppure praticamente... Sì, però amico mio, scusami, scusami, no, scusami, io no, capisco, capisco, no, ma io capisco, aspetta un attimo, capisco che questa trasmissione sia il ricettacolo anche di proteste legittime, eccetera, anche di personaggi strani, però strani, l'unica cosa che devi fare è andare dalla polizia postale, a denunziare tutta la polizia postale. Sì, 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 già l'ho fatto. Ti fai le seghe ogni tanto, hai dei filmati porno, hai dei filmati porno dentro il tuo telefonino? Dire, ma perché ce lo comunichi a noi? No, ve lo comunico perché a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente. Devo dire, però ci saranno magari delle persone che saranno, ma caratterialmente saranno debole, eccitate. Ma chi se ne frega? Ma fallo denunciare, ma la denuncia alla polizia postale, non è porta a porta questa, noi non ce ne fotte un cazzo di queste lezioncine. C'è gente debole che ci cade, in quello sappiamo, e a noi che cazzo ce ne frega? Che ce ne frega a noi? Mi fai una cortesia, Angelo, mi fai una cortesia, non chiamare più per dire queste cose qua. Non chiamare più, perché mi devi rovinare? Mi stai rovinando la trasmissione, perché mi... No, assolutamente. Perché mi vuoi rovinare la... Tu mi vuoi fare male, mi vuoi del male. Tu mi vuoi del male, mi vuoi rovinare la trasmissione. Sì, è vero, mi vuoi rovinare la trasmissione. Parlandomi di questa cosa qua, dicendo c'è gente che cade nei tranelli e paga dei soldi pur di non... Bravo, andiamo avanti a parlare. Mi stai rovinando la trasmissione. Tu sei un criminale, mi stai rovinando il ritmo, mi stai rovinando tutto con questa testimonianza inutile, totalmente inutile, da Caserta, inutile. Fammi il piacere, non chiamare più, fammi questa cortesia, ma non rovinarmi la trasmissione. Perché? Così gentile. Non ti chiamo più, scusami se ti ho dato questo, ti ho dato fastidio. Sì, mi hai dato fastidio, mi ha scritto un super esperto di consulenza informatica, allora ti sto rispondendo. Chiedimi scusa, anche in ginocchio se è possibile. Anche in ginocchio se è possibile. In ginocchio pure se è possibile. Mettiti pure in ginocchio. No, però voglio rassicurare questo idiota, perché mi sta scrivendo Gianni, non posso dire il cognome, uno dei più grandi esperti di cyber security, mi ha scritto: non sono reali queste mail, è solo phishing. No, non si dice così. Sono mail phishing, automatiche fatte da truffatori. Sto dicendo soltanto magari ci stanno delle persone che ci credono. Non me la dire questa cosa! Perché mi stai rovinando la trasmissione! Perché mi rovini la trasmissione! Stai zitto! Ma quale trasmissione ti rovini? Ti sto facendo fare l'audio! Chiedimi scusa! Ma che devo chiedere scusa? Scusa, me le devi chiedere tu! Ma me l'hai chiesto prima, scusa! Ma hai chiesto prima! La gente che ti dice le parolacce e che ti prende per il culo! Ma me l'hai chiesto prima! A fare in culo, prendo un'altra cosa e basta. Ma me l'hai chiesto pure prima. La mia solidarietà per quello che gli hanno detto. Mi dispiace perché questa cosa. Grazie, fratello caro. Mi stai ancora rovinando la trasmissione. Mi stai rovinando la trasmissione. Chiedendo ma esprimendo solidarietà a Parenzo. Grazie di cuore. Chiedimi scusa. Dimmi perché ti dovrei chiedere scusa.
perché mi stai rovinando la trasmissione con questi interventi. Solidarietà a Parenzo, pensiamo a quelli truffati, ma sti grandissimi cazzi, no. Chi se ne frega? Vai lui, a porta a porta. Non me ne frega, magari ce l'hanno altri che se ne frega. Certo. Almeno democratico. Chiedimi scusa. Non ti chiedo scusa perché non te lo meriti. Ma me l'hai chiesto prima, adesso ci hai ripensato. Te l'ho chiesto prima perché sono una persona per bene, una persona educata. Ma che per bene? Per bene bisogna. Tu non lo sei. Per bene bisogna vedere se sei per bene. Molto bravo questo. Bisogna vedere. Comunque sei un maleducato. Bisogna vedere se sei per bene. Mi stai rovinando la trasmissione ancora. Stai continuando. Prima di parlare con te, il signore che ha ricevuto la telefonata glielo ha detto e mi ha detto che te lo potevo dire, altrimenti non mi sarei permesso. Ma non lo so, quindi quelli sono i centralinisti. Quelli sono i centralinisti che non sono responsabili. Questo prima me lo potevo dire, questa cosa a noi non interessa e io non avrei mi stai rovinando la trasmissione. Mi stai rovinando la trasmissione. Perché tu sei ben organizzato, perché quella persona che ha preso la mia telefonata e poi mi ha passato in diretta. Me lo poteva dire, questa cosa non mi interessa. Mi stai rovinando la trasmissione. Io ti denuncio. E mi sta pure bene. Però non devi prendere in giro le persone. Vabbè, va a fare culo, vai, rotti coglioni. No, vai a fare in culo tu. Ciao, rotti coglioni. C'è anche belle le auto nuove. Design sorprendente. Accessori.